Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Nella seduta straordinaria del 2 ottobre l'assessore ai trasporti Barbara Bonino ha riferito che, dopo il confronto con Sagat, Alitalia ha assunto l'impegno al mantenimento del traffico nazionale nell'aeroporto di Caselle. Alla comunicazione è seguito l'ampio dibattito e poi l'Assemblea ha approvato due ordini del giorno per l'impegno al rilancio dell'aeroporto di Caselle. Augusta Montaruli, Fratelli d'Italia. Le nostre perplessità sono per il futuro. Per questo un ordine del giorno per chiedere a Sagat che ci spieghi il piano pluriennale. Alitalia deve rimanere a Caselle perché il Piemonte ha bisogno di essere integrato nella rete degli aeroporti italiani. Davide Gariglio, Partito Democratico. Siamo molto preoccupati. L'aeroporto di Caselle sta avendo negli ultimi anni un crollo del traffico. Ecco perché stiamo qui a dire alla Regione Piemonte: datevi da fare, fate qualcosa, cerchiamo di non perdere anche un'importante infrastruttura come l'aeroporto di Caselle. Il Consiglio regionale ha adottato due delibere per richiedere un referendum per abrogare la nuova distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio. La prima deliberazione chiede l'indizione del referendum, la seconda delega i consiglieri Leardi e Negro per il deposito in Cassazione della richiesta, congiunta con quella di altre regioni. Seduta straordinaria il 1 ottobre per sollecitare la revoca del piano tariffario delle prestazioni di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti. La sessione richiesta dall'opposizione, primo firmatario Aldo Reschigna, capogruppo Partito Democratico, si è chiusa rimandando ad un approfondimento in Commissione Sanità gli atti di indirizzo collegati al dibattito. Mauro Laus, Partito Democratico. Il malato non autosufficiente ha un diritto esigibile e pertanto la Regione Piemonte, il Presidente Cota, deve fare di tutto per batter cassa con il governo centrale, cosa che fino ad oggi non ha fatto. Antonello Angeleri, Lega Nord. La mozione che chiede la bocciatura degli ammenti sull'Alzheimer è quanto deve fare oggi la politica nei confronti di una fetta di popolazione in grave difficoltà. Il 30 settembre si è insediata la Commissione Speciale d'Indagine per la promozione della cultura della legalità e il contrasto della criminalità organizzata, istituita dal Consiglio regionale nel luglio scorso. Eletti Presidente Andrea Buquicchio, Italia dei Valori, e Vicepresidenti Daniele Cantore, Popolo della Libertà, e Andrea Stara, Insieme per Bresso. Andrea Buquicchio, Presidente Commissione Antimafia. Cercheremo di fare il nostro meglio collaborando anche con le altre istituzioni che hanno costituito analoghe commissioni. Per gli appuntamenti segnaliamo fino al 16 novembre nella sede di Via Piave 21 dell'Archivio di Stato di Torino la mostra Casimiro Teja sulla vetta dell'umorismo, disegni, vignette, immagini del principe dei caricaturisti. Tema dominante la montagna in omaggio ai 150 anni della fondazione del Club Alpino Italiano. Ingresso libero da lunedì al venerdì ore 10:18, sabato 9:13. Ed è tutto dal Consiglio regionale. Appuntamento alla prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.